vogliamo vedere questo tema del 3 di, del 22 gennaio 2015, un Unified System, 13 puntatori, 10 diretti, un singolo, un doppio e un triplo. Dimensione dei puntatori è 4 byte, mentre la partizione è da 200 gigabyte. Viene richiesto di calcolare il numero massimo di file che utilizzano l'indirizzamento indiretto triplo, ok? E che possa essere contemporaneamente presente nel file system. Si ripete il conteggio anche per l'indirizzamento indiretto doppio. Si calcoli, diciamo, nei calcoli il blocco utilizzato è da 4 kilobyte, d'accordo? Allora, com'è che possiamo procedere per far questo? Beh, innanzitutto calcoliamo il numero di puntatori per iNode. Il numero di puntatori è la dimensione del blocco, d'accordo? Per la dimensione del puntatore, quindi abbiamo 4 kilobyte diviso 4 byte, quindi 1024. Va bene? Allora, andiamo a calcolare, andiamo a verificare innanzitutto quante kiloblocchi ci stanno e l'eventuale dimensione. Allora, consideriamo L0, per me il livello 0 è il livello con i 10 puntatori diretti, quindi ho 10 blocchi, va bene? E la dimensione possibile, quella sarà 10 blocchi per 4 kilobyte, alias 40 kilobyte. Questo vi conviene sempre fare questo ragionamento qua, quindi non sbagliate. Il livello 1 invece cosa sono? Lo schema, solite, lo ridisegno, ma è sempre il solito. Sono 1024, quindi un kiloblocco, va bene, la dimensione di L1, quindi è un kiloblocco per 4 kilobyte, 4 per 1, 4, quindi 4 megabyte. L2 è sarebbe un kilo per un kilo, quindi un megablocco, va bene, quindi la dimensione di L2, quindi è un megablocco per 4 kilobyte, 4 per 1, 4, mega per kilo, giga, quindi 4 gigabyte, ok? Mentre, tirando su, abbiamo che L3 è un chilo, sarebbe 1024 al cubo, cioè un gigablocco. Quindi la dimensione di L3 sarà un gigablocco per 4 kilobyte, cioè 4 giga per chilo tera, 4 terabyte. Allora, questa qua è la dimensione massima del livello 3, la dimensione massima del solo livello 2. È ovvio che se tu vai a spalmare i file su L2, devi passare prima si passa da L0, poi si va da L1, poi da L2. Ovviamente a 4 GB andare ad aggiungere 4 mega più 4 kilobyte, insomma, non è che, se vai un K, non è che vada a sistemare le cose. Voglio il numero massimo di file. Beh, il numero massimo di file lo ottieni se hai la dimensione più piccola, cioè il numero massimo di file corrisponde alla più piccola dimensione, alla più piccola dimensione. Qual è la più piccola dimensione accettabile? La dimensione del blocco, cioè avere file da 4 kilobyte sostanzialmente. Ok? Di conseguenza, se noi abbiamo file da 4 kilobyte, vuol dire che ogni blocco è un file, cioè implica ogni blocco, per ogni blocco ho un file. D'accordo? Di conseguenza la risposta l'avete già qua. Voi avete calcolato che nelle 3 avete un gigablocco, se ogni blocco corrisponde a un solo file, avete un gigafile, d'accordo? Così come L2, L2 è un megafile. Ovviamente qua io consiglio sempre di chiedere, che qua si quando si ripete, quando si chiede il conteggio dell'indirizzamento doppio, a volte c'è scritto fino a, ma qua conviene chiedere se è solo quello doppio o anche quello doppio, considerando l'indirizzamento indiretto e singolo e quello diretto da 10 puntatori. Comunque, al massimo cosa possiamo dire? Che il numero di file max per il livello L2, cioè il numero file massimo, cosa sarà? Sarà L0 più L1 più L2. Quindi, se volete, sarà un mega più un chilo più 10, se non mi ricordo più, sto scrivendo magari un chilo più 10 file, ok? Quindi questo qua per l'indirizzo numero my file di livello 2, ok? E quindi un megafile più un kilofile più 10. Nel momento in cui ce ne avete più uno, qui d'accordo, voi, quindi un megafile più un kilofile più 10, a tutto questo qua viene fuori, ce ne siete più un file, passate direttamente nel livello 3, d'accordo? Quindi nel livello 3 potete avere un gigafile,
se volete, proprio il numero massimo di file, quindi pardon, nel livello 3, considerando anche i sottostanti, è la somma di tutti, quindi il numero massimo. Se è solo il livello 3 è un gigafile, se consideriamo tutto, quindi avremo maggiore o uguale L0 più L1 più L2 più L3. Quindi se volete un giga più un mega più un chilo più 10 file, d'accordo? Consiglio sempre, magari chiedete, comunque al massimo ci scrivete due righe, eh. Meglio scrivere due righe in più, vedete, io ho scritto due cose in più, non ho proprio scritto, se considero anche le tre come somma di diretto, indiretto, singolo, indiretto, indiretto doppio, allora scrivendo non sbagliate mai. Poi andiamo a vedere cosa viene chiesto nel punto B. Supponendo di cambiare la dimensione dei blocchi, potrei avere una più 4 kB, ma averne altri, quale deve essere la dimensione, sempre a potenza di 2, per fare in modo che la frammentazione interna sia inferiore al 2%. Si consideri però un disco pieno al 50%, quindi non più 200 GB, ma 100, e contenente al massimo 20.000 file. Allora spostiamoci magari dall'altra parte, così evito problemi di lavagna, solamente ho problemi sempre dovuti a questa lavagna. Allora, quindi adesso la partizione mi diventa di, abbiamo detto, 100, come se l'ho appena detto, non mi ricordo più, 100 GB. Quindi part di 100 GB, blocchi variabile, numero file, cos'è? 20.000, frammentazione interna minore del 2%. Però andiamo a calcolare la dimensione media dei file. Ok? Allora io la calcolo come la partizione occupata al 50% diviso il numero di file. Quindi in questo caso 100 GB diviso 20.000. Ok, adesso qua bisogna fare un bellissimo conto, come più delle volte, ma vediamo cosa mi dà. Allora mi dà 1 byte, lo scrivo prima in byte, poi 5.368.709 byte, diviso i dovuti, ok, questo è circa 5,12 megabyte, ok, di dimensione. E il 2% di questo 5, quindi il 2% di 5,12 megabyte di circa, ok, più o meno 104k, andando a giocare con la calcolatrice, 100 kilobyte, d'accordo? Allora, qualche ragionamento possiamo fare. Io voglio avere quindi dei dimensioni dei blocchi che sia minore, d'accordo, di 104 kilobyte sostanzialmente, quindi va bene qualsiasi, quindi blocco potrebbe essere, potrebbe essere più valori, e la potenza di 2, la prima potenza di 2 più piccola di 104 è 64 kilobyte, poi potremmo avere 32 kilobyte, 16 kilobyte, quindi potremmo avere anche quello che avevamo già, che era il nostro 4 kilobyte. Quindi in questo modo qua potremmo andare a garantire questa frammentazione al 2%, al 2%, su una dimensione media ovviamente di 5,12 megabyte. Va bene, grazie.